Percorrendo la strada che dalle pendici del monte in cui Malek aveva costruito il suo bastione proseguiva verso est, giunse ad un lago ghiacciato. Fu in quegli attimi che sentì la voce di colui che l'aveva fatto rivivere. Ancora una volta sembrava venire dall'altra parte del mondo. Oh, little vampire, the game grows interesting. But with so many pawns, can you find the true player? Perché quelle parole? Cosa voleva dirgli Mortanius? Che dovesse dubitare di qualcuno o qualcosa? In tutta sincerità, non seppe darsi una risposta. Alzando gli occhi verso il cielo, il suo sguardo venne attratto da una parte della catena montuosa. Come gli aveva detto un sopravvissuto alla pestilenza, l'oracolo viveva proprio in una caverna lassù, fra il ghiaccio più spesso. High upon the face of these cliffs, hidden amongst the complex network of caves, the underground sanctity of the wise oracle of Nosgoth lay sleeping. Perhaps it was time to brave the winds and seek out this oracle from the vantage point of the heavens. Così questo era il posto che cercava. Qui dentro, se fosse riuscito a percorrere la strada giusta fra quei cunicoli, avrebbe trovato l'oracolo. La poca luce che filtrava fra le fessure faceva luccicare le vecchie e grezze stalagmiti di quelle grotte. Alcune di esse però avevano una forma più accurata e forse erano frutto della magia di qualcuno. La loro trasparenza consentiva di vedere gli antichi artefatti magici presenti al loro interno. Si incamminò, fiducioso, intento ad esplorare quel posto. Presto o tardi avrebbe trovato il giusto percorso ed incontrato chi cercava. Alla fine, quasi sfinito, trovò qualcosa di totalmente inaspettato, una specie di museo, o perlomeno sembrava che così fosse. Rimase immobile, guardando tutti quegli oggetti sparsi con noncuranza per la sala. Riconobbe subito lo stemma della casata di Willendorf, poiché la sua città natale, sua alleata, n'era stata adornata in ogni dove. Tutte le altre cianfusaglie gli erano sconosciute. Da dove l'oracolo aveva preso quegli oggetti, non poteva saperlo. Così si avvicinò per analizzarli. A guillotine, its blade still wet with blood. The shield was newly crafted. Its metal shone brightly in the firelight. The crest, I did not recognize. Thank you.
I recognize this crest from my youth. 'Tis the sigil of the mighty lion of Willendorf, bloodstained and rusted upon this battered shield. This armor resembled that of the ward and his minions, yet the steel seemed newly fashioned and untarnished by time. Un'armatura era stata buttata lì per terra. Ogni suo componente era pieno di ammaccature causate da chissà quale spada. L'elmo mancava, ma nonostante ciò, gli parve di averla già vista da qualche parte. Si avvicinò ad un piccolo altare contenente un libro aperto. Hidden amidst the many obscure artifacts in that museum, I discovered an ancient chronicle. This passage caught my eye. It was during these dark times, infested with the plague of the undead, that the Circle brought the Seraphan to existence. Trained to be devoutly loyal to the Circle and the perfect exterminators of the undead scourge, they were led to many victories by the righteous paladin, Malek, protector of the Pillar of Conflict. They cleansed the vampires with fire and released their souls to more blessed realms. There is no wrath as terrible as that of the righteous. I'd read enough. At once, disgusted and intrigued, I placed the book back down in that museum. Il passo che aveva appena letto si riferiva ad eventi capitati secoli fa, molto prima che nascesse. Anche lì il nome di Malek era in risalto. Furono dei rumori provenienti dalla sala lì davanti a catturare la sua attenzione. L'oracolo era là dentro. Chissà cosa gli avrebbe detto. Entrò. La stanza era circolare, con una grande pentola in ebollizione. La luce soffusa non gli permetteva di capire se era solo. Ad un tratto, però, una figura si mostrò a lui. A nobleman, seeking wisdom? Death has taught you well. Enough philosophy, I seek answers. Answers, indeed. I have them all, if you have the questions. And what are the questions for these answers? King Otmar, the only hope to defeat the legions of the Nemesis. King Otmar, paralyzed by his princess's malaise. King Otmar, the useless. Pray, good sir, what are the questions? A pox upon your tricks and babble, old man. Answer me this. Who is Malek, and how can I defeat him? All in time, sirrah. Yes, time. Unless you master it, it will master you. And now it's time for your answer. Malek, defender of the Nine, and last of the Seraphim sorcerer priests. His vanity led to the slaughter of the Circle at the hands of the vampire Vorathor. For his failing, his spirit was fused to a hellish set of magical armor. He has allowed no member of the Circle to fall since. What of this Vorathor? Follow the glow of the Ignis Fatuus to the Termagant Forest. Ignis Fatuus? The Ignis Fatuus lights the path to hell, nobleman. Your path. Time came. Next time. Quando scomparve, rimase solo. Quella stanza era stata scavata con estrema precisione nella roccia. In ogni punto di quella parete circolare erano state disegnate delle figure misteriose, il cui significato gli era ignoto. Hariel gli aveva consigliato di raggiungere quel posto per avere delle risposte, ma ora i dubbi erano aumentati. Stando a quanto diceva l'oracolo, Re Otmar era diventato debole
e non si stava curando minimamente del pericolo che incombeva sul suo regno. Al di là di questo, l'unica nota positiva era che finalmente sapeva dove cercare Vorador. Una volta raggiunta la foresta di Termogent, doveva semplicemente seguire i fuochi fatui e avrebbe trovato la dimora dell'antico vampiro. Questo, stando a ciò che gli era stato detto. Era in dubbio se fidarsi o meno, ma dopo tutto aveva un'altra scelta. Cercando una via per uscire da quel posto, ripensò all'incontro. Era stato chiamato con il suo nome, davvero? Time, okay? Next time. Sempre più incredulo, continuò a vagare. Quando varcò la soglia, un odore di pioggia fu lì ad attenderlo. All sorts of weird things live in the swamps. Some say that sprites and fairies dwell there. Un civile, intento a passeggiare in quel terriccio umido, gli confidò che le leggende narravano della presenza di strane creature nelle paludi prima della foresta. L'unico modo per scoprire se quelle voci erano fondate stava nel visitarle e vedere coi propri occhi. Per evitare che ci fossero testimoni della sua presenza in quel posto, lo uccise e proseguì verso il sud. Giunse ad un'altura che si affacciava direttamente su un lago e più avanti era possibile vedere il monotono verde della foresta che cercava. Fra quegli alti alberi spiccava la magione del leggendario vampiro. The Black Forest reigned here, its kingdom rarely invaded by those that live in the light. But it was called home by this mysterious Vorador. Legend told of a time when Vorador defeated Malek of the Seraphan. If such a man did exist, then he could perhaps be the key to defeating the Ward. Per attraversare quelle acque, scompose il suo corpo e lo rese leggero e fine come la nebbia. Quella nuova abilità gli era stata concessa con la rinascita, ma solo dopo un po' di tempo era riuscito a controllarla a proprio piacimento. Nel mentre che fluttuava nell'aria, volse rapidamente uno sguardo verso la sua destra e sentì una strana sensazione. Stando a quanto ricordava della geografia di quel posto, aveva appena oltrepassato il Lago dei Morti. L'ingresso della palude era designato dalla presenza di strane creature, proprio come gli era stato detto. Sfortunatamente non era possibile orientarsi di giorno, sia perché la pianura era enorme, sia perché i fuochi fatui di cui gli aveva parlato l'oracolo non erano visibili in quelle ore. Per avere una guida sicura doveva attendere la notte. E così fece. Con la mancanza della luce solare, i fuochi si accesero immediatamente nelle fiaccole che, sparse qua e là, diedero vita ad un cammino che si inoltrava nelle profondità della natura. Seguendo quelle luci verdastre, si ritrovò fra acque malsane, alberi decadenti e case di roccate. Strange that Vorador would choose a dwelling so perilous to him. The swamp could only offer a vampire hazard and pain. Dopo tanto camminare, finalmente intravide l'enorme magione del vampiro, nera come la notte, imponente
una fortezza. Vorador's keep was hidden deep within the turbidged forest, nestled among vines and creepers that clung desperately to its dark, weathered stone. Tutte le finestre erano chiuse e da fuori non era possibile sbirciare le sale all'interno, ma la porta principale era spalancata. Dentro venne circondato dal lusso di quegli ornamenti. The luxury with which this Vorador surrounded himself was impressive. His wealth would shame the haughty nobles of my former court. Tappeti e tende erano di pregiata fattura, che assieme a tutti gli altri ornamenti dorati decoravano quel posto. Il motivo di tanto sfarzo non se lo sente spiegare, e forse nemmeno ce n'era uno. That this vulgar display of fortune remained undisturbed was a testament of fear's dominion over greed. Più avanti incontrò in una di quelle stanze un vampiro simile a lui, ma femmina. Their charms were almost visible through the gauze of their clothing, yet beauty such as theirs delivered only death. For these were Vorador's pets, nothing more than beasts, slave to his will and the easy prey he provided. Vampires, all of them, held in thrall by one stronger still. Darkness was soothing, and in the distance, sharp and sweet, came the scent of spilt blood. In una stanza delle segrete, degli umani erano stati catturati e legati al muro. Era prevedibile la loro sorte. Vorador's pantry, a vampire's feast. Like cattle awaiting slaughter, men and women dangled from the rusted hooks upon the dungeon walls. Blood and viscera frosted the dirt and stone. The abundance nearly overwhelmed me, for blood is the life. La situazione degenerò ancora più avanti. In una stanza, nel profondo di quel posto, il sangue imbrattava ogni cosa. Gli umani torturati erano in fin di vita. Alcuni avevano ancora la forza di alzare lo sguardo, mentre invece un tizio era stato tagliato a metà. And upon the wall, scribbled in blood, were the words Manus Cella Die. The room I had entered had but one purpose, the torture and execution of human beings for the sadistic pleasure of its engineer. Blood was splattered on every surface, coating the spikes that jutted from the walls and filming the stone floor. The dread and agony of victims past still echoed through the lethal walls. A symphony of terror and agony filled the air. Then, from amidst the cacophony of screaming souls, came the perverse laughter of the vampire himself. Le loro urla di sofferenza intonavano una cacofonia che si dipanava dappertutto. Amongst Vorador's possessions, I found an ancient chronicle. Long ago, vampires grew in such number so as to capture the attention of the Circle. The Order of the Sarafan, or the Angels of Light as they were called, was instated to counter the menace. Thus, the vampire purge began.
The tapestries wove a tale of chaos ignited, an orgy of fire and pain. Undead beings with rotted skins caked with sulfur and ash beckoned at me through a burning abyss. Their tortured stares were a testimonial to the price of weakness. Their fate would not find me. Yet blood calls to blood. Controllando la mente di un ospite, raggiunse la pinacoteca dell'antico vampiro. Pareva che almeno qualcosa che testimoniasse il crudele passato era stata conservata con cura. Apprese che tutti quei non morti che aveva incontrato dalla palude sino alla magione erano stati ridotti in quel modo a causa dei Sarafan. Come per tante cose che aveva scoperto e visto, anche qui la figura di Malek era al centro della scena. Chiudendo una massiccia porta dorata, si girò e vide una grande tavola rettangolare. Il posto non era affatto abbandonato. Al di là di quei due calici, vi era una figura che lo guardava attentamente dalla semioscurità. In the bowels of that black forest, I found something worse than hell. A vision of what I was becoming. It's not often I see one of our own, especially one as young and foolish as yourself. Nonetheless, drink. Drink deep and indulge your gift. Gift? Vorador thought my curse a blessing. That we were gods. That mortals offered their blood as sacrifice so that we could enjoy our supernatural powers. And somewhere, deep inside my new self, I knew he was right. That mortal dreams were prayers. Prayers to us, begging us for power. I pondered this as the decadent old fool prattled on about his past. A boorish account of how he defeated Malek of the Seraphim and took his vengeance upon the Circle of Nine for supporting the Seraphim holy war to exterminate us. Feast on your corpses! After slaughtering six of the sheep, I defeated their pathetic little shepherd, Malek. Since then, our kind has not bothered with the cattle, except to feed. And I suggest you do the same. Meddling with the affairs of man can do us no good. Seraphim witch hunts are much too tedious to concern ourselves with. Am I understood, Cain? Good. Take this ring. If you ever need assistance, it will summon you. Despite your youthful arrogance, you amuse me, Cain. It would be such a pity to lose you to the abyss. Now be gone.
My visit with Voyager only strengthened my resolve. His power uncontested by mortals, he had fallen to another enemy. Decadence has claimed itself many a great warrior. Vorador. Quel rapido ma interessante colloquio gli fece capire tante cose ed aprire gli occhi. Forse non aveva ben inteso il suo dono, così come lo chiamava l'antico vampiro. Probabilmente doveva gioirne piuttosto che cercarne una cura. Per quale motivo desiderava così tanto ritornare come un tempo? Quali erano realmente i rimpianti? Gli era stato fatto intendere che il paladino non era alla sua altezza, e probabilmente mai lo sarebbe stato. Proprio per quello, l'anello era la base di tutto. Ora aveva un prezioso aiuto. Abbandonare quel luogo fu facile. Oltrepassò la cripta infestata di spiriti e figli vampiri. Da ogni bara erano stati quasi certamente presi corpi che sarebbero stati fatti rivivere come servitori. In una piccola stanza a parte trovo un portale che lo condusse in tutt'altro posto. Appena uscì all'aperto, il fastidioso sole li bruciò sulla faccia. And so I left that place, with clear knowledge of what sort of monster I would become if I let my curse consume me, and with an ally for the future. D'un tratto si trovò spaesato. Non sapeva dove andare, né dove si trovava. Necessitava di una guida che gli dicesse il suo prossimo obiettivo. A triad congregates at the roof of the world, Cain. A plot to twist the land, to shape the world. North is where your vengeance lies. Mortanius, ancora lui. Oramai ci aveva fatto l'abitudine sul suo modo enigmatico di parlare. Ad ogni modo, gli era stato consigliato di dirigersi verso nord, proprio dove vedeva quella luce rossastra. Aveva anche parlato di una triade. Molto bene. In marcia.